Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, ho sentito entusiasmo, buona volontà, passione, quella che le avevo rimproverato affettuosamente di non aver mostrato in queste settimane nell'incontro in Commissione Cultura. Lo slancio che lei ha dato e anche alcune legittime critiche sulla operatività ha trovato il consenso di quest'Aula fino alle parole di rappresentazione dei valori nazionali e dei valori di identità dell'onorevole Boschi, in cui l'avvenenza e la nobile retorica hanno indotto una condivisione spontanea. Ma molto spesso la retorica prevale sulla verità. Nel divertimento della nostra adolescenza ricorderete che nei paesi dell'Est, dove le libertà elementari erano impedite, le ragazze erano più colte, a scuola si leggeva di più. Ora il coronavirus è una dittatura e in realtà la cultura non è stata affatto punita, perché non c'è condizione migliore per la lettura della chiusura. E la lettura dentro di noi è un coro, è un teatro. Quindi sono stati momenti di grande meditazione e anche di grande felicità. Tanto che potremmo dire che è inutile invocare, come fa l'amico Franceschini, le vacanze. Le vacanze le abbiamo fatte. Occorre lavorare, non fare vacanze. Abbiamo fatto fin troppe vacanze. Il 1° maggio è stato il giorno della contraddizione, il giorno del riposo per il lavoro, che diventa un altro giorno noiosamente di lavoro mancato. Ora, nella cultura questo è tanto più evidente perché il governo ha fatto un errore grave. Un errore sanitario e un errore politico. Non andava in alcun modo interdetta nella logica di qualunque organizzazione sanitaria o di grandi medici come Grattini l'aria aperta. Aria aperta vuol dire teatri, anfiteatri, siti archeologici. Chiuderli è stato idiota, come chiudere le spiagge. Ora, per il turismo è chiaro che riaprire le spiagge oggi è il minimo che si può fare, perché è vero, vacanze o non vacanze, luglio e agosto saranno giorni meravigliosi per la morte, la festa della morte del virus, ma occorre che le spiagge siano pronte, occorre che quei luoghi di turismo ludico siano tali da consentire di arrivare. Chiudere alle passeggiate è stato stigmatizzato da 9 magistrati, impedire di stare sulla spiaggia è punito da persone che ti bloccavano e multavano, è stato grottesco. Teatri e anfiteatri devono aprire subito e occorre un protocollo, come quello che oggi la dottoressa Bagnoli lamenta, dirigendo il nostro museo di Ferrara, per il 18 maggio. Dici 18 maggio, ma poi occorrerà capire come. E occorre dirlo subito, perché il 18 maggio altrimenti è un'illusione. E aver tenuto chiusi i musei è una contraddizione grottesca con quello che lei ha dichiarato il 5 novembre del 2015. Lei ha detto che in Italia i musei, i luoghi di cultura, le biblioteche e gli archivi diventino servizi pubblici essenziali e quindi addirittura si applichino i livelli delle prestazioni essenziali, è davvero una grande conquista. Conquista perduta subito, perché se sono servizi essenziali dovevano essere aperti i musei esattamente come i supermercati. Non capisco perché la contiguità fisica per andare a comprare qualunque bene materiale non deve essere la medesima, anzi con i musei semivuoti, i piccoli musei in cui non entra nessuno, con alti soffitti, opere distanti, dovevano sempre essere aperti. Non aver avuto le code invece che ai supermercati, ai musei, vuol dire negare quei valori evocati dalla Onorevole Boschi, e cioè che noi siamo quel cibo, è un cibo della nostra anima, lo diceva Machiavelli, lo diceva Petrarca, è più importante ancora del mangiare e del bere. L'abbiamo negato, l'abbiamo Concluda. affermato e l'abbiamo negato. Ora io le chiedo di occuparsi rapidamente dei protocolli. Non dica stiamo lavorando, stiamo provando, stiamo ragionando. E non si può neanche chiedere alle banche un atto d'amore, cose grottesche. Usate atti pratici, dite cosa occorre fare e dite la verità. Non c'è alcun rischio ad entrare in un museo, non c'è alcun rischio a camminare su una spiaggia, non c'è alcun rischio a stare all'aperto. L'aperto deve essere la nostra nuova terra di conquista. Se non si dice questo, i protocolli saranno finzioni, menzogne e la cultura una aspirazione mancata, ma dichiarata come lei ha fatto e come facciamo in questo Parlamento. Grazie.